Buongiorno bimbe, Ciao. ciao. È mattina presto, è domenica mattina e stiamo andando dove? A fare un tour in barca. Un tour. Sei stanca, amore? Un tour bellissimo. Se spiagge. Sì, dove andremo a visitare delle Che spiagge ci sono dei stupende. pesci che dicono che si fanno prendere in braccio. Sì, certo. Sì, ci hanno detto che ci si fanno accarezzare. A proposito, Vanessa, la maschera, eh? Credo sia in macchina perché io qua dentro non l'ho vista. Io guardo il messaggio, se c'è un messolino. Che si fa accarezzare, lo accarezziamo, eh? Siete pronte? Un'oretta di macchina e poi andremo in paradiso. Abbiamo già fatto questa escursione lo scorso anno e a Grandinato, a metà escursione. C'è anche il video e lo posterò in descrizione per chi non l'ha visto, andate a vederlo perché in quel video succede una cosa non tanto bella, vero? Ok, bimbe, siamo salite in macchina direzione Cala Gonone. Dormite se avete bisogno di dormire perché tanto ci vuole un'ora, un'ora e un quarto. E ci vediamo quando siamo arrivati. Ciao, ciao, buon riposino. Siamo arrivati, siamo saliti sul trenino che ci porta al porto. Siete contente? Sì? Ragazze, siamo partiti, prima tappa in arrivo, guardate. Ci rivediamo stasera. Siete eccitate? Contente? Siamo arrivate, prima spiaggia, guardate che meraviglia, prima caletta, adesso ci stiamo fermando, andiamo a farci un bagno super. Facciamo il bagnetto, amore? Subito ci rinfreschiamo? Vane? Guardate che meraviglia. Bambine? Tu sembri perfetta per questa grotta, una donna della preistoria. Cosa stai scrivendo sui muri? Il Non tuo si nome? Lo scrive. riesci? Guardate che meraviglia, ragazzi. Dove siamo? Ti piace Anastasia? Andiamo a farci subito un bagnetto perché abbiamo un'ora di tempo e poi si riparte, e poi si riparte per l'altra spiaggia. Dove è andata Anastasia? Dove vai, amore? Qui c'è stato Pintus, guardate qui, c'è scritto Pintus, là, lo vedi? Dove vai? Vuoi andare a fare un giro? Tenta non farti male i piedini, eh? Senti, Dipende amore, quanto tempo ci sono. tenta non farti male i piedi. Brava Anastasia, super coraggiosa che esplora la grotta. Anche tu? Vai. Vanessa la pantera. Attenta a non farti male, vai amore, vai. Oh, Alessina, ci sei? No, ci tuffiamo fra pochi secondi. Vieni amore. È andata dove c'è la sabbia? Ha raggiunto il pezzo sabbioso. Ani, andiamo? Boh, ragazzi, Anastasia se n'è andata, ce la siamo giocata. Dai! Poi si sta benissimo, qua sotto è freschissimo. Ciao amore. Amore mio, stai facendo un break? Cosa stai mangiando? I chipster. Prima tappa fi quasi finita, mancano tipo 10 minuti. Vanessa, sei uscita dall'acqua anche tu? Ti è piaciuto questo bagnetto? Tra poco dobbiamo rimbarcarci per la seconda tappa, ok? Asciugati per bene. Hai fame? No? Magari Magari mangiamo dopo. nella prossima spiaggia? Ok. Sì. Qual è la prossima? Devo guardare un attimo l'itinerario, adesso te lo dico, Ok. eh. Si parte per la seconda tappa. Poi c'è il cibo. E poi in teoria dovremmo mangiare. Com'è andata la prima tappa? Vi è piaciuta? L'acqua era freschissima, le piscine di Venere sono bellissime, il nome dice tutto, salutiamole. Ciao. Ci vediamo il prossimo anno. Schettina, aperitivo. Tanto lui fa il giro in barca e vediamo tutto. Comunque non c'è bisogno di alzarsi.
Guarda Anastasia, bimbe, guardate la grotta, che bella. Hai visto? Ti piace? Cala Sisine, guardate che mare ragazzi, stupendo, guardate che insenatura. Anastasia, vuoi venire a fare il bagnetto a Cala Sisine? Ti stai preparando l'asciugamano? Allora andiamo solo io e Vanessina, va bene? Se dopo cambi idea ci raggiungi. Va bene, signorina? Ma che bellino! Mi trovi? Se riesci a trovare un sassolino grandino? Cosa? Amore, io vado a fare il bagno, tu cerca i sassolini. Guardate un po', siamo salite sulla barca per la prossima tappa, guardate un po' cosa c'è. Wow, super aperitivo! Contente? Avete fame? Sì. Tu cosa vorresti degustare? La focaccia, il formaggio, le olive, occhio con le olivette, amore. E poi dopo quello ci saranno, magari c'è la spiaggia, poi ci saranno, abbiamo ancora quattro tappe noi, eh. Poi c'è quella là dove puoi fare il tuffo. Dovremmo riuscire a fare anche i tuffi su questo giro, ok? Sì. Buono amore, panino? Col salame? Pane? Opla! Pane, ascoltami, il pane è già tagliato, puoi mettere le fettine dentro, eh? Ti aiuto? Guarda. Vuoi che ti aiuto? Le fettine di cosa? Di salame. Ah sì, le faccio io. Stai attenta a non far cadere niente. Siamo arrivati nel punto in cui bisogna gettarsi nell'acqua. Anastasia, ma tu ti tuffi? Vediamo, se ti mette il salvagente scendi? Sì, brava, guarda che mare blu, guarda che mare blu che c'è. Sto tuffando. Sei già tuffata? Wow. Ma io non trovo i miei occhialini. Hai perso la maschera? Adesso l'hai messa qua sopra? No, prima quando sono entrata. Ma dovevamo metterla nella borsa. Dimmi, guardate che arrivano i pesci, guardate come mangiano. Non hanno paura, Ma guardate quanti pesci che ci sono. Allora, bimbe, siete pronte? Non vuoi cosa? Il salvagente? Sei sicura? Ma io sto qui! Ciao! Era bella fresca l'acquetta. Siamo guarda, a Cala Gabbiani. Sono pietre, non ti devi lavare le mani perché è questo. Non rimane appiccicata. No, sì, guarda. Si pulisce subito, è fantastica. Bellissimo amore, fai una dormita là, c'è vai. Ancora una pietra, è bella. Prendila. E come si rompono? Bellissima, ma non si devono rompere. Com'è che si danno? Andiamo a fare un bagnetto? Sì. Dai. Sasia, sta franando la montagna. Guarda. Ani, sta franando la montagna. Che si cade addosso. Aspetta. Guardate ragazzi, qua sta franando. Non so se si vede, si capisce, ma stanno scendendo dei pezzettini di roccia. La gente se ne sta andando, si sono tutti spaventati, si stanno alzando tutti e hanno preparato tutte le valigie per andarsene, le borse del mare. È possibile che ogni volta che veniamo a fare queste escursioni succede qualcosa di strano? L'anno scorso ha grandinato, adesso crolla la montagna. Speriamo bene. Guardate comunque che acqua, ragazzi. Ci sono dentro dei pesciolini. Anastasia, devi entrare, devi guardare. Ci sono dei pesci bianchi. L'ultima spiaggia. Eh? Dopo l'ultima spiaggia.
No, vuoi tornare a casa? No. Ah, pensavo... Voglio farlo da capo. Da capo non si può, però forse c'è ancora una spiaggia. Dopo questa. Dopo questa forse c'è ancora una spiaggia. Ma non entri in acqua, vai a fare il bagnetto, ci sono dei pesci bellissimi, piatti e grandissimi. Metti la maschera e metti la testa dentro l'acqua. Credimi, fidati. Sì, vai, prova. Però, forse dopo ci sarà la frutta e forse anche il dolce. Sì, dopo sul battello ci sarà la frutta sicuramente. E anche, magari il dolce non lo sappiamo perché non l'ha. Io mi ricordo che ha detto la frutta, il dolce non lo so. Ragazzi, voi dovete fare tutte, dovete fare queste spiagge, dovete prendere la nostra testa nave perché guardate. È un battello. Venite. Io mi porterei. Io mi porterei tutta questa sabbia. Ti sei innamorata di questa sabbia che è una sabbia che non si attacca, vero? Ed è piacevole. Tu la prendi in mano, poi. Bene bene perché se no si appiccica. Sì? Si appiccica perché sei bagnata, sì. Ovvio. Guardate, ora era ancora un po' bagnata. Sì, comunque è una sabbia diversa da quella che abbiamo visto fino adesso, ma, dai. Però se hanno messo quelle le sbarre lì perché le successo. Certo, può capitare che frana ed è pericoloso perché un conto se frana leggermente, un conto se invece frana sassi grossi. Mio papà è appena stato punto da una vespa. È la seconda volta. E anche un signore. Qual era il signore? Il signore adesso è andato via perché veramente sono pesanti queste vespe. State attentissime perché qua dove siamo noi ce ne sono tantissime. Il signore non aveva poverino, la poverino papà. Per fortuna il signore non aveva la navetta come noi, perché papà già li brucia un sacco, almeno se n'è andato a casa subito, perché se aveva la navetta doveva aspettare come noi e li bruciava. Ma allora, da quello che ho capito, il signore andava via alle 5, adesso è ancora prestissimo, secondo me si sono proprio spostati. Perché sì. guarda ce l'ho addosso. Sì, io sì, mi ricordo quelli che erano qua. Esatto, sì, loro. Prima li avevo visti che urlavano e bambini. Poverino papà, adesso è andato in acqua. Guardala, ce l'ho addosso, eh. Anastasia, senta, ce l'hai addosso. Anche l'estate vogliono, adesso? Guardate che bella questa nave che è appena arrivata. L'unica soluzione è andare in acqua, dai. Andiamo in acqua. Ce l'ho addosso? Però ci dobbiamo buttare giù, perché sennò... Andiamo in acqua, perché altrimenti rischiamo che ci pungono. Dai, muoviti. Ragazzi, guardatele. Le vedete? Sono qui e non ci abbandonano. Guardale. È pieno di api, pieno di api. Avevo i riz che mi erano colpiti, l'avevo nascosto qua. E allora potrebbero sentire l'odore. Papà sta uscendo dall'acqua. Aspetta che vado a vedere come sta papà. Vado a prendere la maschera io. Come stai? Sta male? Dov'è? È tutto rosso, ti brucia. Dov'è? Sulla gamba, appunto, vicino al ginocchio. Papi, posso vedere? È qua, poverino. È rosso, sì, poverino, gli ha fatto male. C'è il pungiglione, guarda. Ma poverino, guarda, mi dispiace, non so cosa dirti, non abbiamo dietro l'ammoniaca. Purtroppo è caduto al mare. Bimbe, state attente perché non ho l'ammoniaca dietro. Sai cosa bisognerebbe comprare? Bisognerebbe comprare gli stick all'ammoniaca che servono proprio in queste evenienze. E adesso le compro, quando torniamo a casa la compro. Devi togliere il pungiglione. Ma come fa? William ha messo la maschera sulla puntura della vespa, così che con la pressione dovrebbe uscire il pungiglione. Vediamo se funziona. Ragazzi, guardate come si è gonfiata la pelle di papà, William. Ma è normale? Sono riuscita a essere punta anch'io dalla vespa, come potete ben vedere. Non ci stanno abbandonando, non ci mollano. Brucia come non mai. Bambine, scappiamo perché almeno non pungono anche voi. Io e papà siamo state punte. Dobbiamo metterci
andiamo. Celine, siamo tornate a casa dalla nostra super gita sul battello, ci siamo divertite tanto, siete molto stanche, lo so. Vi devo chiedere però una gentilezza, visto che mi brucia il morso dell'ape, brucia ancora, mi mettete un pochino per favore di ammoniaca? Grazie. Aspetta, è qua, Vane, lo vedi il puntino qua sotto? Sì. Violetto. Brucia un po'. Ah, brucia! Allora, io ragazzi in 48 anni non sono mai stata puntata a una vespa. Immagino sia una vespa e non un'ape. Sono contenta, tra virgolette, di essere stata punta, così almeno mi sono tolta il pensiero del fatto che io possa essere allergico oppure no. Brucia, brucia un pochino, però devo dirvi la verità, pensavo peggio. Invece appena ti punge sì, fa male, però passa quasi subito. Forse mi brucia più adesso che sto mettendo l'ammonia che non prima. Salutiamo i nostri cucciolini perché siamo veramente stanche e dobbiamo anche andare a cena. Anastasia, ma quanti iscritti hai preso su Instagram? Ragazzi, quanti ne ha presi, Vane? 584. Salutiamo i nostri cucciolini? 585, Ani, un altro in più. Salutiamo i nostri cucciolini? Okay. E ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. E mi raccomando, iscrivetevi al canale mio, Vane, su Instagram e quello di Anastasia. Anastasia Moe Moe. Anastasia Moe Moe. Ciao! Ciao!